Siamo all'interno del Palazzo Baronale di Sorso e siamo quindi in un contesto storico dal punto di vista dell'edificio, probabilmente il monumento più interessante dal punto di vista della storia di questa comunità rurale della villa di Sorso, e in questo edificio che ha probabilmente suo impianto settecentesco dal punto di vista della costruzione, che il barone di Sorso controllava anche la comunità locale del villaggio. In questo contesto è stato scelto assieme all'amministrazione comunale di Sorso per dar vita a un progetto di museo che, partendo dallo scavo di un sistematico di un villaggio abbandonato in comune di Sorso, Geridu, potesse in realtà guardare in maniera sicuramente più ampia, più interessante, non soltanto al sito specifico del villaggio trecentesco di Geridu, ma anche alla dimensione regionale sarda di questo appunto, tema dei villaggi abbandonati. Ed è su questo patrimonio di conoscenze maturato negli scavi del villaggio che nasce il progetto del Museo Mintas. È una tematica che ha in realtà un dibattito, un palcoscenico internazionale in Francia, in Inghilterra, in molti paesi europei. Già negli anni 60 appunto si dibatteva dal punto di vista storico archeologico sul tema dei villaggi abbandonati. La filosofia del museo è quella di partire dall'osservazione della realtà di oggi, anno 2011-2012, per evidenziare come l'abbandono non sia un processo lontano nel tempo da noi, anni luce, e che quindi quando ci occupiamo del capire il villaggio di Geridu, benissimo, stiamo osservando qualcosa che fa riferimento al 1300, ma che è legato con un filo rosso indissolubile a quello che ancora sta accadendo nei paesi, in numerosi paesi della Sardegna e anche di altre regioni nel periodo contemporaneo sostanzialmente, quindi questo processo di abbandono. Quindi il visitatore viene accompagnato ad arrivare poi idealmente al villaggio di Geridu, all'abbandono del 1300, partendo dall'oggi e quindi dall'osservazione della realtà quotidiana. Appunto, in questo caso è la simulazione di una casa sarda abbandonata nel 1950-1960 circa, che sta crollando su se stessa. Il museo dialoga con i ricercatori e quindi ha un suo target, diciamo, scientifico, e produce testi, produce ricerche, indagini che poi alimentano il museo stesso. Il Museo Vidas nasce come Children's Museum anche, e quindi ha uno spazio di attenzione dal punto di vista della comunicazione anche verso il pubblico infantile. Children's Museum vuol dire che in ogni sala Gianuario, che è un piccolo bambino che vedete qui accanto a me, del villaggio trecentesco di Geridu, Gianuario, che è un bambino molto espansivo, molto comunicativo, accompagna i piccoli visitatori nella visita del museo, e in ogni sala, in uno o più punti, attraverso una battuta, una riflessione, una considerazione, una battuta che può essere spiritosa, può essere divertente, ma può essere anche seria, spinge appunto i bambini a una interazione maggiore con il tema. Il visitatore trova questi touchscreen, come questo, in cui c'è una presentazione, lo spopolamento attuale delle aree interne della Sardegna, e quindi il visitatore può scorrere le immagini di questa presentazione, selezionando anche se
appunto è interessato alla visita, alla comunicazione per adulti oppure per bambini, e quindi sceglie sulla base di questa scelta poi proseguire. All'interno del touchscreen possono trovare dei materiali interessanti anche gli studiosi e gli studenti, ad esempio gli studenti liceali, gli studenti universitari, i laureandi, le persone interessate semplicemente a saperne di più, no? Come dice il una battuta può essere quella, sostanzialmente un invito rivolto ai visitatori di venire a visitare Museo Bidas portandosi una pennina USB per poter scaricare materiali di interesse, sia da materiali molto anche, in molti casi anche specialistici, devo dire, si tratta di volumi veri e propri, sia anche invece cose, diciamo, più di carattere divulgativo, relative ai vari temi illustrati nelle diverse sale. Ogni sala ha anche il suo allestimento sonoro, tra l'altro in questa sala come sottofondo abbiamo una serie di racconti in sardo che possiamo, in sardo lugudorese, che possiamo immaginare appunto in un contesto come questo di una casa abbandonata appunto di un paese della Sardegna. E sapevi dai Baraza che l'architetto venduto in luglio l'aveva curata. In questo spazio nel quale siamo entrati ora viene brevemente approfondita la metodologia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire brevemente illustrati ai visitatori quelli che sono i metodi e le fonti per studiare il tema dei villaggi abbandonati della Sardegna. Questo significa che le notizie, diciamo, relative all'abbandono dei villaggi della Sardegna le possiamo ritrovare naturalmente in parte negli archivi, e per questo motivo abbiamo un piccolo spazio dedicato proprio alla illustrazione dei documenti d'archivio, e Gian Mario invita i bambini a considerare quanto siano interessanti gli archivi, quante cose interessanti nelle carte polverose degli archivi siano conservate sui villaggi abbandonati. Naturalmente sono studiati, devono essere studiati con grande energia negli archivi, ma anche nella memoria orale. Il contos focile, i racconti del focolare sono fondamentali per tramandare alcuni punti di vista, naturalmente modificati e resi più, diciamo, con una così patina di leggenda dalle popolazioni, dagli abitanti dei paesi, e poi si passa all'archeologia. All'archeologia, diciamo, è dedicato, non dimentichiamo, come dicevo, che il museo ha una forte anima di impianto archeologico, è dedicato lo spazio nel quale possiamo entrare. In questo spazio nel quale ci troviamo adesso è cambiata anche la pavimentazione, perché siamo su una pavimentazione che simula un piano di campagna. Siamo entrati nello spazio dell'archeologia, cioè in una breve riflessione che è naturalmente aiutata anche da qualche ricostruzione d'ambiente, che invita i visitatori a riflettere sul ruolo che l'archeologia ha nello studio dei villaggi abbandonati. Dove si trovano le tracce dei villaggi abbandonati della Sardegna? E naturalmente è un discorso anche più generale che non riguarda solo la Sardegna. Si trovano naturalmente negli spazi di campagna, negli spazi quindi extraurbani, spazi rurali, e queste tracce si ritrovano, per esempio, sono particolarmente visibili per esempio nei campi arati. Per questo motivo questo spazio espositivo, insomma, così è stato questa tentata, questa simulazione, mostra al visitatore un'area di campo che è stata sottoposta da natura, nella quale emergono poi molti reperti, sia tegole sia anche ossa animali, tracce in sostanza di un abitato che è sepolto, che è un villaggio molto abbandonato.
Da questa simulazione poi abbiamo una serie di immagini reali che ci riportano situazioni di villaggi abbandonati della Sardegna, vari territori del nord, dell'Anglona, del Melogo, quindi in territori abbastanza vicini a Sorso. E quindi l'archeologia trova sostanzialmente nello studio del territorio dal punto di vista fisico, con le ricognizioni, ma anche con le foto aeree, con le foto satellitari, con l'uso delle nuove tecnologie, sicuramente una fonte molto importante per studiare il villaggio della Sardegna, come in questi casi appunto abbiamo anche l'uso per esempio della tecnologia geofisica per vedere le strutture sepolte nel sottosuolo e quindi capire meglio la presenza dei siti archeologici. Nell'immaginario collettivo però lo scavo archeologico, diciamo, è il cavallo di battaglia dell'archeologia, e anche lo studio del villaggio abbandonato trova per questo motivo nello scavo archeologico un punto forte. E quindi in questa parte dell'esposizione evidenzia l'uso dello scavo archeologico per lo studio di questo tema. Gian Mario è molto emozionato perché è stato invitato dagli archeologi a scavare con loro e quindi è anche preoccupato naturalmente, ma anche molte aspettative, si domanda se sarà difficile scavare, ecco, interagisce con i bambini per stuzzicarne, diciamo, la loro curiosità, cosa che devo dire non è molto difficile, probabilmente è molto più difficile e complesso trovare l'attenzione degli adulti. E sullo sfondo abbiamo naturalmente delle immagini che rimandano allo scavo archeologico, passiamo al Olmedo per esempio, vicino ad Alghero, del villaggio, parte almeno insomma del sito della villa medievale di Olmedo, e poi la simulazione di come effettivamente scavando emergono queste tracce del villaggio. Ecco, il Museo Bidas è un museo dove la scelta di puntare molto sulle ricostruzioni fa sì che i divieti nel museo non esistano quasi, cioè quella frase classica, no? È vietato fare questo nel museo, è vietato toccare, è vietato fotografare, è vietato guardare, è vietato respirare, nel Museo Bidas non esiste. E diciamo compatibilmente insomma con la conservazione naturalmente dell'allestimento è possibile anche toccare insomma anche da parte dei bambini quanto esposto. Ecco, a questo punto del percorso entriamo veramente nel tema sardo che avevamo lasciato appunto nel 1900, entrando invece in una dimensione più storica, dopo che abbiamo visto gli strumenti, quindi gli archivi, lo scavo, le ricognizioni, l'archeologia, le fonti orali. E partiamo da questa osservazione generale dei villaggi abbandonati della Sardegna, diciamo, tra Medioevo e l'età moderna. Questi pallini che vedete in blu, naturalmente qua dietro c'è una ricerca scientifica, come vi dicevo, ci sono studi dagli anni 60 di John Day, Angela Terroso-Asole, che hanno dato il primo importantissimo impulso allo studio del problema e ai quali studi siamo ancora oggi noi molto debitori e guardiamo sempre insomma, questi materiali, soprattutto per avere una visione regionale. Tutti i pallini blu che vedete sono villaggi abbandonati appunto tra il Medioevo e l'età moderna, e questo filo che lega appunto il passato con il presente l'ha molto chiaro anche Gian Mario, il quale rivolgendosi ai bambini sostanzialmente dice che anche nel Medioevo succedeva allora quello che succede ancora oggi, cioè che le persone se ne vanno via dai paesi dell'interno, come lui appunto, che è un bambino che ha questa visione diacronica, no? Perché diciamo, comunque è medievale, ma insomma anche la capacità di vedere al contemporaneo. E quindi il quadro regionale è il punto di partenza e che ci accompagnerà nelle sale successive a esaminare alcuni casi, alcuni temi, diciamo, dei villaggi abbandonati a partire dal 1800 sino ad andare sino
raggiungere poi Gelido, dove ci sarà una zoomata, una sorta di zoomata in profondità permessa appunto dallo scavo archeologico. Il fuoco viene centrato sul caso di Gelido. Gelido nel villaggio che viene abbandonato intorno ai primi decenni del 400, anche se in realtà poi la cosa è un pochettino più complicata, nel pieno 300 era un sito molto, molto importante, probabilmente il villaggio più importante del nord Sardegna, con circa una stima diciamo intorno alle 400-500 case, 500 fuochi, anche se quelli censiti effettivamente erano un poco più di 300, quindi con una stima della popolazione tra i 1500 e i 2000 abitanti, un numero enorme, sicuramente importante per l'epoca. E Germania naturalmente è molto consapevole che il suo paese era il più importante, almeno del comprensorio che lui stesso conosceva, ed era molto orgoglioso di questo. Questo pannello che possiamo vedere è un primo tentativo di ricostruzione grafica basata in gran parte sui dati archeologici dello scavo, ma anche su una interpolazione, cioè un tentativo di incrociare i dati dei documenti scritti che ci parlano del numero dei fuochi. Fuoco vuol dire casa, sostanzialmente vuol dire unità fiscale, no? Unità di censimento e di quindi per dare un'idea anche di come poteva presentarsi un villaggio sardo attorno alla metà del 1300, con la sua chiesa parrocchiale, con i suoi luoghi del potere, no? Dove il potere ecclesiastico, il potere civile dato dal feudatario catalano e la comunità del villaggio. Questo è il primo tentativo, perché in realtà è l'archeologia che ci potrà in futuro dettagliare meglio come erano fatti questi villaggi dal punto di vista fisico, perché non abbiamo nei documenti scritti alcun tipo di riferimento, perché non c'era interesse diciamo, di arrivare diciamo, a produrre dei documenti con le planimetrie dei villaggi. Quello che interessava era il numero dei fuochi per poi poter calcolare diciamo, la stima del dovuto dal punto di vista fiscale. In questa sala che è dedicata al villaggio di Gelido abbiamo un primo spazio introduttivo nel quale ci sono varie suggestioni, vari input che riceve il visitatore da alcuni filmati relativi allo scavo archeologico del villaggio, alla possibilità per i bambini di partecipare ad attività di restauro, insomma di reperti archeologici trovati ricostruiti insomma sulla base di quelli trovati nel villaggio. La superficie sulla quale stiamo camminando è una superficie che simula sostanzialmente quella di un cortile, di un'aia aperta all'interno del villaggio, quindi in terra battuta. I visitatori sono accolti alla visita del villaggio di Gelido dagli stessi abitanti del villaggio, i cui nomi sono stati ritracciati nei documenti che prevalentemente sono del 1300, gli abitanti con grande cordialità danno il loro benennido, il loro benvenuto in varie lingue ai visitatori e quindi siamo ammessi e accolti appunto cordialmente nella visita del villaggio di Gelido. Ecco, all'interno del villaggio di Gelido i bambini trovano un laboratorio di archeologia, non dobbiamo dimenticarci che è stato fatto uno scavo archeologico abbastanza impegnativo nel villaggio, un laboratorio di archeologia dedicato espressamente, pensato espressamente per i bambini. E quindi il messaggio è quello del gioco, naturalmente è un momento ludico di archeologia che viene sottoposta, viene porta ai bambini sotto la dimensione ludica. E quindi sempre Gianmario, che è il comunque
il motore di questo, di queste proposte, di questi suggerimenti, che invita appunto i bambini di oggi a giocare ai piccoli archeologi all'interno di questo spazio di laboratorio, nel quale i bambini trovano la possibilità di partecipare in qualche maniera a uno scavo archeologico in miniatura simulato, con un sedimento, un terreno ricco di reperti archeologici che devono identificare con queste pinzette, e devono poi riporre nelle varie vaschette secondo il tipo di reperti: frammenti di ceramica, oggetti di metallo, semi, ossa animali. Ecco, tutto quanto effettivamente si trova nello scavo. Di questo devono compilare poi delle schede. Ecco, un'attività molto semplice, che però può coinvolgere, appunto, interessare i bambini, e compilare delle schede che poi tutto questo rientra, può rientrare perlomeno anche all'interno di un percorso proprio didattico per loro all'interno del museo, nel quale anche imparano il riconoscimento, per esempio, dei vari tipi effettivamente di reperti. Una delle attività economiche di maggior importanza per il villaggio di Gelido nel 1300, ma anche insomma nel 1200, nelle epoche che conosciamo meno dal punto di vista anche archeologico, era rappresentata dall'agricoltura. Per questo motivo abbiamo dedicato uno spazio nella sala di Gelido alla ricostruzione del paesaggio agrario, cioè come possiamo immaginare, come vediamo in questo pannello, attorno al villaggio svilupparsi le varie colture agricole, dal vigneto, dalla vigna, alla coltivazione dell'olivo, al seminativo naturalmente. Quindi un paesaggio agrario composto da piccoli appezzamenti di terreno suddivisi secondo tipi di coltivazione attorno alle case, con appunto il seminativo. Però non dobbiamo immaginare soltanto il grano, ma naturalmente molto orzo, segale, anche frumento ovviamente, e poi invece delle colture stabili come il vigneto e l'oliveto. Ecco, ora ci troviamo proprio all'interno di una delle case del villaggio di Gelido, come è stata ricostruita sulla base degli scavi. Erano case molto semplici, di forma rettangolare, di una quarantina di metri quadrati, all'interno dei quali si svolgevano tutte le funzioni della vita domestica. In particolare, all'ingresso Gianmario ci ricorda che questa è la sua casa, e questi sono i suoi genitori, sono Babbo Mariano e Mamma Margherita, che sono appunto in casa in questo momento, vicini al focolare, dove stanno cucinando appunto sul focolare delle fave. Questa ricostruzione è stata realizzata sulla base dei dati dello scavo, quindi non solo la disposizione ad esempio del focolare vicino alla porta, ma anche la presenza di questa cassa di legno di castagno, probabilmente di provenienza continentale, di provenienza toscana, che sulla linguetta di chiusura ha il simbolo del giglio fiorentino, e poi ci sono tra l'altro dei documenti anche sempre della metà del 1300 che ci parlano per Sassari, per la vicina Sassari, della presenza nelle case delle casse pisanesche, quindi di provenienza proprio toscana. Su questa cassa, nella quale erano Mamma Margherita, sicuramente conservava quanto di più prezioso dal punto di vista anche dei tessuti, degli abiti, possiamo pensare anche agli abiti tradizionali delle feste, e sono apposte queste ceramiche che sono le ricostruzioni a partire dai frammenti delle ceramiche di produzione pisana, di produzione toscana, ma anche di produzione barcellonese,
o di produzione sarda che sono stati trovati appunto non solo negli scavi del villaggio di Gebbio, ma anche proprio nella casa dove ci troviamo adesso. Quindi una popolazione contadina, è vero, con questa attività, struttura economica basata sulla una struttura agrosilvo-pastorale, potremmo dire, ma che forse per la vicinanza al mare, agli approdi, aveva la possibilità di usare nella vita quotidiana anche degli oggetti, dei manufatti prodotti insomma in territori molto lontani come la Toscana, come naturalmente l'area catalana o la Liguria o la Francia meridionale. Quindi una società contadina abbastanza anche vivace dal punto di vista, c'erano anche delle monete che circolavano in queste abitazioni, quindi l'economia non era un'economia basata solo sul baratto, ma